Ha preso il via Silvi nel complesso Le Dune, la prima edizione della Gaming and Movies Week, iniziativa promossa dall'Istituto Cinematografico dell'Aquila nell'ambito della Lanterna Magica Film Fest e realizzata in sinergia con l'assessorato al turismo del Comune Costiero. Siamo veramente orgogliosi come tutta l'amministrazione perché questa è stata una di quelle idee innovative che abbiamo voluto apportare nel nostro calendario, questa Gaming Week, cioè un evento dedicato ai più piccoli e anche a quelli che non sono ancora così piccoli ma sono diventati grandi nel tempo, che attraverso questa esperienza possono ricordare dei momenti della loro infanzia o anche della loro adolescenza. Questo è un evento che si celebra per la prima volta in Abruzzo, anche se è organizzato da una società che si occupa di entertainment durante tutte le più grandi fiere del videogames o anche quelle dei fumetti. L'evento in programma fino a sabato 6 luglio è stato ideato per promuovere il mondo dei videogiochi come strumento attraverso cui stimolare i processi cognitivi. Gli orari sono dalle 10 alle 13 e poi si riprende dalle 16.30 fino alle 23.30. Nel periodo appena post cena ci saranno degli schermi dedicati anche alla proiezione di film che hanno avuto negli anni un tema videogioco a cura dell'Istituto Cinematografico dell'Aquila, e in più per chi ha proprio una passione per i videogames dedicati al calcio ci saranno degli schermi 4x3 dedicati proprio a questi fans aficionados del calcio nel videogames. L'evento offre un ricco programma di giochi, film, incontri e molto altro, il tutto allestito nella grande e tenso struttura in via Leonardo da Vinci. I giochi saranno FIFA, Fortnite, Mario Kart, Just Dance, Gran Turismo per il simulatore di guida, e i cabinati abbiamo Mortal Kombat, Street Fighter e tutti i picchiaduro degli anni 90. Totalmente gratuito, venite, vi sedete e giocate, finché non c'è la fila dietro di voi potete rimanere tutto il giorno a giocare. Ormai sono quei 15 anni che ogni anno il mondo del gaming prende posto, infatti adesso lo vediamo anche nelle località di mare, l'estate, la gente ci vuole giocare.